Sì, abbiamo qui con noi Noemi, che è stata una delle prime donne qui del quartiere, che si è avvicinata all'immobile poco fa. Quando avete visto, c'è stato un, chiamiamolo, diverbio, tra i rom e gli abitanti del quartiere. Che cosa è successo? Ci hanno aggredito dicendo che era tutta roba loro e noi se ne dovevamo andare. E giustamente io ho risposto con le mie parole, anche perché stanno dicendo insulti molto pesanti, che adesso non potrei dirli in diretta. Ci siamo difesi anche noi, Ma non perché erano siete loro. così arrabbiati? Cioè, qual è la questione del fatto che ci siano delle persone che hanno un immobile in questa strada? Cioè, la tua situazione, ad esempio, qual è? La mia situazione è che mi hanno sfrattato mentre ero incinta, malata di cuore, con un bambino di 1 anno. E a me non mi hanno dato la possibilità di avere una casa e loro stanno qua dentro che li portano da mangiare, gli danno i riscaldamenti, hanno i cellulari, se non hanno i soldi i cellulari non ce li possono avere, gli hanno portato condizionatori, materassi e televisori, molto grandi che costano anche, non sono televisori che Allora, paghi fermo un 30 attimo euro, Alessio, fermo un televisori che attimo, costano onorevole molto tanto. Boccia.